Kuwait High Perform. Il semaforo è partito benissimo, Quaresmini molto bene anche Iaquinta, qualche indecisione da parte di Alberto Cerqui che infatti viene attaccato da Diego Bertonelli all'interno del curvone, ma resiste il pilota di Brescia, al comando c'è Quaresmini. Ci prova Cazzaniga, è arrivato leggermente lungo, ma Diego Bertonelli gli lascia lo spazio, vanno alla S, tenta di resistere, potrebbe avere la traiettoria migliore Bertonelli, ma si sono toccati perché ha stretto leggermente Cazzaniga, ne approfitta Luca Segù che supera i due e va a conquistare la quarta posizione. C'è stata la toccata tra Bertonelli e Cazzaniga, come l'hai visto qui c'è il bellissimo sorpasso ai danni di Simone Pellegrinelli da parte di Tommaso Mosca. Ce la può fare errore da parte di Cerqui, sì, alla curva del semaforo. Guardiamo che cosa succede, è partito leggermente in anticipo Alberto Cerqui, infatti comunica la direzione corsa drive-thru per il pilota di Brescia. Enrico Fulgenzi attacca ai cimini proprio Diego Bertonelli, ma si allarga eccessivamente. Tommaso Mosca quindi soffre mentre in macchina, a volte è costretto a frenare con il piede destro perché è l'arto infortunato, ma guardate che Mosca entra all'interno della vettura di Cazzaniga che va a chiudere, è arrivato leggermente lungo. Ritroveremo a Imola e qui ci prova Tommaso Mosca in un punto impossibile all'ingresso della S. Vittoria di Gianmarco Quaresmini che passa al comando del campionato, importantissima la seconda posizione di Simone Iaquinta, al terzo posto grandissimo applauso anche per Luca Segù. Sì, è stata una gara molto, molto faticosa visto il caldo che c'era oggi. Comunque abbiamo ottimizzato al meglio la fortuna che abbiamo avuto nella qualifica, che Tommaso è stato retrocesso. Sì, devo dire che è stata una grandissima gara, anche se c'è un po' di rammarico perché la vittoria era alla nostra portata oggi. Purtroppo Cerqui mi ha rallentato tanto, ma non ho voluto prendere rischi. Sì, già i primi 2-3 giri vedevo che ne avevo un po' di più rispetto a loro due, però comunque ho preferito stare dietro per risparmiare un po' le gomme.